Vecchio mio! Con quale, cioè, una guerra in questo momento, nessuno se l'aspettava, no. Qual è il quadro che la rappresenterebbe meglio questa guerra, secondo lei? In questo caso da maestro. Il trionfo della morte di un pittore che lavora in Sicilia nel 400 e il suo dipinto è a Palazzo Abbatellis, un bellissimo dipinto con un cavallo scheletrico con la morte, perché quello che poi è triste delle guerre non è la guerra come contrasto di poteri, ma il fatto che riguarda persone che non c'entrano, quindi tutti i morti, tutti i civili, tutti quelli. E qual è invece il quadro che rappresenterebbe meglio Putin? Putin, beh, Napoleone a cavallo, no? Napoleone, certo, Napoleone. L'unico fenomeno. Che il problema è un conflitto fra due governi, non fra due civiltà. La Russia e l'Ucraina che sono sempre, molto affini. Khrushchev era ucraino. La madre del generale, del ministro della difesa di Putin è ucraina. E Zelensky è come la Madonna di Lorenzo Lotto nell'Annunciazione, in cui si fa così, alza le mani, è tutto in poverina. Quindi è certamente è il più debole, però con coraggio. Se un debole coraggioso è meglio di uno forte e prepotente.